È triste pensare che i comaschi debbano andare a vendere i tessuti che producono a Parigi. Sono le parole di Fausto Puglisi, direttore creativo della Maison Emmanuel Ungarò, uno dei nomi più prestigiosi del settore moda. Intervistato nei giorni scorsi per Mix 24, il programma di Giovanni Minoli in onda su Radio 24, lo stilista italiano ha preso ad esempio il caso Como per spiegare come l'alta moda internazionale abbia una matrice tutta italiana, non sempre compresa o valorizzata. I bei prodotti francesi sono fatti in Italia per lo più all'80%, al 90%, dalla pelletteria all'abbigliamento, alle stampe. E, è triste pensare che un posto come Como purtroppo deve andare a, i comaschi debbano andare a vendere i tessuti che producono a Parigi e non fermarsi a Como. Io sono pro Como, sono per l'Italia e sinceramente la differenza è una: noi italiani siamo i numeri uno, noi italiani siamo i veri sognatori, noi siamo i Marco Polo della moda, ma come della ricerca. E per i comaschi, in effetti, vendere in casa ormai è difficile. L'ultima grande fiera lariana della moda, Idea Como, è sparita anni fa. L'associazione era nata nel 1975 su iniziativa di alcuni industriali serici comaschi, produttori di tessuti per abbigliamento femminile. Prima era stata assorbita da Milano Unica, poi, nel 2011, la società aveva definitivamente chiuso i battenti. Sono rimasti solamente un logo e un sito internet dell'associazione, ideacomo.it, che rimanda all'ultima iniziativa organizzata, 8, 9, 10 settembre, anno 2010.